Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio. E poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Ed egli rispose loro: Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Ma essi non compresero ciò che aveva loro detto. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. In questa giornata la Chiesa. La liturgia celebra il cuore immacolato di Maria. E il cuore nella Bibbia non è la sede dei sentimenti e delle emozioni, ma è il luogo dove si prendono le scelte e le decisioni importanti della nostra vita. È il luogo del discernimento della nostra vita. In questo racconto, Gesù che si perde e poi viene ritrovato nel tempio fra i dottori dopo 3 giorni, questo racconto della Sacra Famiglia che conosciamo abbastanza bene, l'atteggiamento di Maria di fronte a tutto questo è molto interessante. Maria e probabilmente nemmeno Giuseppe comprendevano fino in fondo questo atteggiamento di Gesù in quel contesto, in quel preciso contesto, ma intuivano che attorno a lui c'era un grande mistero, cioè qualcosa che non si può controllare totalmente, ma qualcosa di fronte al quale occorre affidarsi. E questa è proprio la grandezza di Maria e Giuseppe, saper in qualche modo rinunciare a qualcosa per ottenere o per raggiungere o per entrare nella dimensione di qualcosa di molto più grande, di molto più profondo. E Maria dice, anche se non comprendeva tutto, rimane una donna discepola, rimane una donna con una fede in cammino, proprio così. Maria non comprendeva tutte queste cose, ma le custodiva e le meditava nel suo cuore. Sembra quasi a dire, anche se lei non comprendeva fino in fondo, la risposta di Gesù che dice: Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Maria custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Una donna di grande fede, che rimane in cammino, rimane discepola, anche se non comprende fino in fondo, non rinuncia a mettersi in gioco comunque accanto a questo figlio particolare, a questo figlio speciale, a questo figlio che porta con sé una provvidenza, a questo figlio che porta con sé una profezia, una promessa che non si riesce a comprendere una volta per tutte fino in fondo, ma con il quale siamo o si è chiamati a mettersi in discussione e soprattutto a mettersi in cammino, di fronte o con il quale occorre rimanere semplicemente discepoli. Amen.